stanco. Ci speriamo in Cristo. Grazie, buon giorno. E ha visto sì che molti di noi militanti e dirigenti socialisti hanno cercato casa altrove. Il PD per me tutt'oggi rappresenta lo scenario politico nazionale una chiara forza di centrosinistra e un'alternativa ancora valida alla deriva populista berlusconiana. Però bisogna anche dire che il PD ha per lungo tempo continua ancora a cincischiare in antimie politiche che fanno sì che quello del progetto iniziale di ispirazione o di redenzione liberal socialista ad oggi mantiene ancora quella sorta di vaghezza, se non di ambiguità. È la fine di un progetto che mi vedeva in un certo qual modo coinvolto, perché ancora più sembra chiaro ha richiamato qualche legge, no? Ha richiamato qualche legge. La somma di ex, fatti dire dove sei, fatti dire dove sei. Un progetto politico chiaro per il paese. L'ambiguità politica, anticipavo, dovuta solo ed esclusivamente a scelte di puro conservatorismo, di pura conservazione delle posizioni di una vecchia nomenclatura dequalificata, poco riconoscibile nel paese, che ha operato una sorta, io l'ho definito una sorta di cartopartismo politico, in altri termini ha semplicemente fatto un'operazione di mera facciata di cambiamento, ma rimane un partito di ex e, per quanto ho potuto constatare, di ex anche in difficoltà tra di loro, visto che ad oggi, nonostante la chiara conduzione di Bersani verso la posizione socialista, rimane ancora quella volontà di mettere insieme il riformismo cattolico quale con il riformismo post-comunista. È chiaro che diglielo. Quale articolo del codice penale? Non ci sono problemi. Fatti dire qual è. Che possono sembrare di filosofia politica, ma io sono. Fatti dire quale codice penale. Io che le idee sono quelle che muovono gli uomini. Se un partito non ha idee, e oggi che anche con le uomini, come ne parlavo in modo appassionato con la mia poche ore fa, va veramente da nessuna parte. Per intenderci, posso continuare ragazzi, per intenderci io credo che questo progetto, anche oggi in virtù della fine del bipartitismo, questo progetto rimane per chi viene da una storia diversa, un progetto che non emoziona, un progetto che ha perso il suo radicamento sul territorio, ha perso secondo me una grande occasione. Con questo non voglio dire e non auguro al Partito Democratico di continuare sia su scala nazionale che su scala regionale, provinciale, locale, il suo rafforzamento affinché le giovi l'intera democrazia italiana, però mi sia concesso un umile consiglio. Il compromesso, come è stato definito da un grande dirigente socialista, in visione bonsai della storia e dell'idea berlingueriana, veramente oggi ha avuto, secondo me, degli epigoni veramente tristi. Perché mi spiego? Non è possibile, per dirla con parole semplici, mettere insieme il dialogo con l'acqua santa. Non è possibile essere ambigui in posizioni come i nuovi diritti e come la consolidata laicità dello Stato. Non è possibile smentirsi continuamente su posizioni chiare e su posizioni nette. Per esempio la difesa della scuola pubblica, che è stata una grande battaglia della scuola socialista e che, ahimè, il PD in modo debole non ha saputo difendere e non continua a difendere. Tanto è vero, se noi vogliamo fare un'analisi politica dello scenario attuale, che si può evincere anche dai quotidiani, oggi la figura più socialdemocratica.
venga che un ex missino si sposti sempre su posizioni socialdemocratiche, una visione socialdemocratica della stampa europea, però mi sembra veramente assurdo che una classe dirigente formatasi su quegli ideali, su quella storia, su quegli uomini, oggi rinneghi quasi o disconosci quasi quella storia. Probabilmente perché non vi è stato un